Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica, fai da te e domotica. Ormai il Natale si avvicina e proprio in questi giorni sto facendo l'albero di Natale in casa. Oltre alle varie decorazioni, un po' di luci ci vogliono sempre e al posto delle classiche luci bianche ho pensato di usare dei LED RGB, come quelli che vedete sull'albero qui dietro. Questi LED fanno degli effetti veramente bellissimi e li possiamo controllare direttamente dal telefono con la rete Wi-Fi. Inoltre, con un microfono potremo far illuminare le luci sulla musica, rendendo il tutto ancora più bello. Nel video di oggi quindi vedremo come collegare una striscia di LED indirizzabili a una scheda ESP32 e vedremo anche come usare il firmware VLED, che ci permetterà di impostare gli effetti per i LED da una pagina web sul telefono. Ma ora iniziamo! In realtà questo progetto non è troppo difficile da realizzare e per farlo ci servirà una striscia LED con dei LED individualmente indirizzabili, un alimentatore e una scheda ESP32. Se vogliamo far illuminare le luci sulla musica ci serve anche un microfono per l'ESP32, come questo. Tutto il materiale mi è stato fornito da Futura Elettronica, un venditore italiano che ha un catalogo molto vasto di prodotti legati all'elettronica. Inoltre ho parlato di questo progetto in un articolo sulla rivista Elettronica IN, che in ogni numero spiega come realizzare tantissimi progetti di elettronica. Per illuminare l'albero di Natale useremo una striscia di LED individualmente indirizzabili. Questi LED sono diversi dai classici LED RGB, perché si può controllare il colore di ciascun LED separatamente da quello degli altri, usando una scheda come un Arduino. Ogni LED ha due pin per l'alimentazione a 5V e uno per i dati. In una striscia i LED sono collegati in cascata, con l'ingresso dei dati di un LED collegato all'uscita del precedente. Invece i dati in ingresso del primo LED vanno collegati a una scheda come un Arduino o un ESP32. Partendo dal primo, i LED si danno automaticamente un indirizzo crescente, che permette alla scheda di controllarli e a una stessa linea di dati si possono collegare tantissimi LED. Di recente ho usato questi LED per costruire degli esagoni luminosi da appendere al muro, di cui ho parlato nello scorso video. Quella che ho qui è una striscia lunga 5 metri che ha 300 LED VS2812B. Questi LED si possono trovare anche in matrici rettangolari che sono simili a dei display o in catene, che comunque funzionano con lo stesso principio delle strisce. A un'estremità abbiamo il connettore di ingresso, con due cavi per la 5V e uno per i dati in ingresso. Oltre al connettore ci sono anche due cavi per portare un'alimentazione aggiuntiva. Questi due cavi li troviamo anche all'altra estremità della striscia, insieme al connettore con i dati in uscita, a cui possiamo collegare altri LED. Per controllare i LED useremo una scheda ESP32. Questa scheda è in realtà abbastanza simile a un Arduino, ma ha un processore più potente e una connessione Wi-Fi. Sarà proprio grazie alla connessione Wi-Fi che potremo controllare la striscia LED dal telefono. I collegamenti tra la scheda ESP32 e la striscia LED sono molto semplici. Per farli userò un connettore che si collega all'ingresso della striscia LED. Come ho detto prima, abbiamo tre cavi. Il cavo rosso che porta l'alimentazione a 5V va saldato al pin VIN dell'ESP32 e il cavo bianco che è il negativo va saldato al pin GND. Invece il cavo verde che porta i dati ai LED si può saldare a uno dei pin della scheda e per comodità ho scelto il pin 13. Ora dobbiamo pensare a come alimentare i LED. I LED funzionano a 5V e questa striscia da 300 LED consuma al massimo circa 8,5 A, quindi ho scelto un alimentatore da 5V e 10 A.
Comunque tra poco vedremo che è possibile limitare la corrente massima assorbita dai LED attraverso il software. Per collegare la striscia LED all'alimentatore useremo i due cavi bianco e rosso che escono all'inizio della striscia LED, a cui ho saldato due pezzi di cavo. Ho collegato questi cavi ai morsetti più o meno dell'alimentatore, da cui esce la 5V in continua. In questo modo daremo alimentazione sia ai LED che all'SP32, mantenendo i collegamenti abbastanza ordinati. Per collegare l'alimentatore a una presa ho preparato un cavo con una spina a un'estremità. Ho collegato i tre fili di fase, neutro e terra ai tre morsetti di ingresso dell'alimentatore. I collegamenti di base sono fatti, quindi possiamo pensare al software che controllerà i LED con i diversi effetti. In particolare per questo progetto useremo VLED, che è un firmware open source per l'SP32, che è pensato per controllare i LED attraverso una pagina web a cui possiamo accedere nella rete locale. Tra un attimo dovremo collegare l'SP32 al computer, quindi è molto importante staccare la striscia LED, perché sennò rischieremo di danneggiare la porta USB. Installare VLED è molto semplice e non è necessario saper programmare. Infatti ci basta aprire un browser e digitare install.vled.me. Poi se vogliamo far illuminare le luci sulla musica scegliamo la versione Audio Reactive, se no scegliamo la versione Plain. Clicchiamo su Installa e quando vediamo la finestra per scegliere il dispositivo, colleghiamo l'SP32 al computer. Scegliamo il nuovo dispositivo che appare e continuiamo con l'installazione. Una volta che VLED è installato, dobbiamo inserire il nome e la password della nostra rete Wi-Fi. Quando l'SP32 è connesso, possiamo accedere alla pagina web che viene generata da VLED. Per prima cosa andiamo nelle impostazioni e nella sezione Wi-Fi. Qui possiamo dare un indirizzo IP statico all'SP32. Questo passaggio è molto importante, perché quello che impostiamo sarà l'indirizzo che useremo per accedere a VLED. Una volta che abbiamo salvato la configurazione, possiamo entrare nelle impostazioni dei LED. Qui ci viene chiesta la corrente massima che i LED possono consumare per non sovraccaricare l'alimentatore. Infatti VLED stima in tempo reale la corrente che consumano i LED e se questa supera quella che abbiamo impostato abbassa la luminosità. Nel mio caso l'alimentatore è da 10A, ma per non farlo scaldare troppo imposterò la corrente massima a 8A. Poi dobbiamo scegliere il tipo di LED che stiamo usando, che nel nostro caso sono i VS2812B, e inserire il numero di LED, che per questa striscia sono 300. Scegliamo anche il pin a cui abbiamo collegato i LED, che nel nostro caso è il numero 13. In questa pagina si possono anche impostare dei pulsanti da collegare alla scheda, ad esempio per accendere o spegnere i LED manualmente. Comunque in una scheda SP32 come questa il tasto boot è già configurato per accendere e spegnere i LED. Dopo aver salvato le impostazioni possiamo staccare l'SP32 dal computer e ricollegare la striscia LED. Facendo attenzione ho attaccato la spina dell'alimentatore e ho aperto la pagina di VLED sul telefono. Dal menu principale possiamo accendere e spegnere i LED e cambiare il colore. Invece, se andiamo nella pagina degli effetti, possiamo scegliere un effetto per i LED tra una lista molto lunga. Per ogni effetto possiamo anche scegliere i colori da usare, oppure lasciare quelli preimpostati. Quindi i LED funzionano e possiamo collegare all'SP32 il microfono per farli illuminare sulla musica. Il microfono che useremo è formato da una piccolissima PCB che ha sopra un microfono ancora più piccolo. Sulla PCB ci sono 6 pin, con cui il microfono comunica con l'SP32 usando il protocollo I4S. Prima di collegare il microfono dobbiamo entrare ancora un attimo nelle impostazioni di VLED e andare alla sezione User Mods.
qui abilitiamo la funzione Audio Reactive, mentre gli altri parametri dovrebbero già andare bene così. Ho saldato un cavo al ground del microfono e al pin per selezionare il canale, e un altro al pin del positivo. I due cavi vanno ai pin dell'SP32, ground e alimentazione a 3.3 V. Poi ho saldato altri tre cavi ai pin rimasti del microfono, per collegare il pin SCK al pin 14 della scheda, il pin SD al pin 32 e il pin VS al pin 15, che sono quelli preimpostati. Ho protetto le saldature con della guaina termoretraibile e quindi i collegamenti sono finiti. Ora possiamo mettere la striscia LED sull'albero di Natale per vederla in funzione. In questo caso l'albero è abbastanza piccolo, quindi con i 5 metri di striscia LED si riesce a illuminarlo molto bene. Ora che le luci sono sull'albero possiamo accenderle. Gli effetti ce ne sono veramente tanti e molti sono perfetti per l'albero di Natale. Con il microfono possiamo anche far illuminare i LED sulla musica. Gli effetti che seguono la musica sono quelli che hanno di fianco una nota musicale. Ne ho scelto uno e se metto una canzone vediamo che le luci iniziano a muoversi sulla musica. Se abbiamo un albero più grande, probabilmente ci serviranno anche più LED. Questo non è un problema, perché possiamo collegare un'altra striscia LED alla fine di questa. Dobbiamo però considerare la caduta di tensione. Infatti, già così se mettiamo i LED sul bianco verso la fine della striscia, il colore tende al rosso, proprio perché la tensione cala. Se invece collego due cavi tra l'alimentatore e la fine dei LED, tutto torna normale. Quindi se volessimo collegare altre strisce LED, dovremmo sicuramente portare l'alimentazione con dei cavi in più punti. Comunque, secondo me, questi LED sull'albero fanno un effetto veramente bello. L'idea che ho da tanto tempo è di creare un enorme albero pieno di questi LED RGB, anche se non è un progetto facile e soprattutto è costoso. Avrete visto che VLED ha tantissime funzioni e oggi abbiamo visto solo quelle di base. Questo video però finisce qui e io vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Se vi interessa l'elettronica fate un giro sul mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.